Valka aveva ragione. Radvi! No. Cassandra. E tu sei? Il tuo avversario. Così questa Rand vi sa usare l'ascia. Oh sì, molto meglio di te. Ah, io preferisco la lancia. A te piacciono anche altre armi. Dove hai preso quella lama? Tu parli troppo! Sembra che abbiamo qualcosa di cui discutere. D'accordo, se proprio dobbiamo. Allora, avversario, ce l'hai un nome? Eivor, tu devi essere una degli occulti, vero? non proprio, ma ammiro ciò che fanno. Se non vuoi parlare chiaro, allora torniamo a combattere. Non sono una degli occulti, ma ho amici tra loro. E spesso abbiamo obiettivi comuni. Suppongo sia così anche per te. Sì, mi sono fatto degli amici tra gli occulti e condivido i loro obiettivi. Allora forse anche noi due abbiamo più cose in comune. Non mi hai detto perché sei qui. Hai fatto un lungo viaggio da... dove? Ho viaggiato così tanto da non ricordare più da dove sono partita. Ma la terra greca era casa mia, molti anni fa. Sono venuta qui in cerca di un manufatto che sta causando molti problemi su quest'isola. Vuoi dire gli incubi? Una veggente mi ha detto che avrei trovato la persona responsabile in una scena di morte. La stessa veggente che mi ha confusa con una certa Randvi? Forse non è poi così affidabile. Vuol dire che non sei tu la responsabile di quei cadaveri. Ho visto questa gente distruggersi a vicenda per via della follia e dell'insonnia. E la causa di tutto è il manufatto che cerco. Di solito non avrei problemi a rintracciarlo, ma questa nebbia rende tutto difficile, quasi impossibile. Se basta un maleficio a fermarti, come pensi di affrontare il mondo degli spiriti e dei sogni? Un maleficio? Ah, conosci i segreti di questa terra, vedo. Io... Hai sentito qualcosa? No, no, senti, qualcosa mi dice che dovremmo unire le forze. E cosa te lo dice di preciso? La ragione.
Tu vuoi mettere fine agli incubi e io voglio il manufatto che li provoca. Aiutami a liberarmi dalla nebbia e lo troveremo. Dopo un incontro tanto strano, dovrei credere che non sia tu a causare gli incubi. Te lo giuro, io sono qui per fermarli. Allora uniremo le forze. Per ora.